Bella Simo, buongiorno, buon sabato, buona Serie A e buon mondiale. L'Austria ha battuto il Venezuela a 4 punti, Austria 4, Portogallo 3, Italia 1, Venezuela 0, prima di sta partita. Che c'è Stivo? Voi? Maglia latte. Pure io, Simo, pure io. Io sto un po' finito di uscire, ecco, mo sto assalito. Che c'è, Steve? Che c'è? Che c'è? Non si capisce che cazzo dice, non so se è meglio o peggio. Non so se è meglio o peggio che non si capisce che dice. Boh. Che macello, porca ah, devi aspettare, che dai, un pure prepotente, mo gli do due pizze a questo. Andiamo, senti che roba. Aspetta Steven, aspetta, finisco la partita, andiamo con la macchina, va bene? Quanto si stava bene quei sabati, porco cane, te sveglia, vince in cazzo, fa l'unico pensiero è andare a fare la schedina. Guardate la partita, gustate il sabato calcistico, belli belli, porca, non tornano mai più adesso, porca puttana, che cazzo vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Che vuoi fare? Gli dovresti dare il valium ogni giorno a questi, porca puttana. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Se no possiamo andare in sabati ancora prima, ancora meglio erano. E l'unica preoccupazione era alzare soldi per sconnasse. De certo questi attuali presenti sono i peggiori, veramente uno aspetta il sabato, qua arriva il sabato e ti fa schifo, porco. Vabbè, iniziata Portogallo Italia, Portogallo ha vinto la prima partita, Italia pareggiata. Stai 2 contro 1 pure te? Adesso ho 2 contro 2 oggi, però. Oh. Loro sembrano 2, ma. Cioè sono 2 ma sembrano 18, quindi. Ce ne sono 16 in più che non si vedono, ma ci stanno. Tornando subito. Pericoloso. Intanto Luca è quasi uscito, ha perso 2-0 col Senegal. Praticamente se non vince con 3 gol di scarto la terza partita, cosa che si verifica veramente molto di rado, sta fuori. Dick invece è passato, con 2 vittorie, il Belgio. L'Italia pure mi sa che se ne va a casa, eh. No Inghilterra, no party. Ronaldo parte subito in vantaggio il Portogallo. Tu la prima partita hai giocato con l'Austria, giusto? Quindi già sei giocato con l'Austria, o no? Ma chi cazzo ha pareggiato? Sì, con l'Austria. So cazzi se perdi va a casa praticamente. Che poi l'Austria basta che fa un punto con il Venezuela. Aspetta, che cazzo dico? Col Portogallo. Austria-Portogallo l'ultimo. Comunque ha messo cazzo il gioco, sta velocità, boh, troppo veloce, non si capisce un cazzo, sembra un flipper, boh. Io ve lo dico, raga, le partite mie le giocherò a velocità a zero, eh. Le vostre giocate a 1. A me sta velocità non mi piace. Mi piaceva all'inizio perché faceva vedere qualcosa di nuovo, ma non
dopo tre partite ho cambiato idea, non mi piace proprio. Probabilmente se dovessi giocare io col joystick preferirei questa velocità. Ma siccome la devo solo guardare la partita, preferisco una partita più lenta. Ma che fai, esci stamattina, Simo? Io sono a Panorama. Se ti fa bel caso beviamo un caffè con le belve. Bello, ma ti ricordi che roba che era, porco cane? Verso le due. Ti ricordi che bello che era? Ti alzavi. Facevi un cannone. Anzi, colazione. Una bella canna. No, un cannone, una canna tranquilla, cannetta. Bella. Uscivi, occhiali da sole, senza pensieri. Esatto, è sempre quello il cazzo, che poi porca puttana le cose le apprezzi quando non ce l'hai più, o quando ti stanno per sfuggire mano, o quando non ce l'hai più. E è vero, purtroppo è vero, purtroppo è vero. Quanto cazzo è vera sta cosa? Persone con i momenti passati, con tutto. Lì per lì ti sembra una cosa, la normalità. E in effetti lì per lì è la normalità. Poi però ti accorgi che quando le cose cambiano in peggio, quella cazzo di normalità non era tanto normalità, era proprio privilegio. E adesso, tanto immobile, immobile, ma sempre l'Italia fa queste cazzate immobili, ma qua parla davanti al portiere e gliela dà indietro. Non è la prima volta che lo fa. Tanto c'è una punizione buona, però. Una punizione che batterà Insigne, credo. E sì, bello, uscivi, porco cane, la schedina. La colazione. Andavi do cazzo te pareva. Tanto Insigne pareggio dell'Italia, bene. Poi pomeriggio, play, partite, mazza il brutto ragno vicino al cuscino mio. Bastardo. Maledetto, guarda che cazzo di giornata oggi. C'è sta una cosa che va brutta, eh. C'è sta una cosa che va brutta. Pomeriggio partite, PlayStation, altre bombette. È pure scappato, stanotte mi entra in bocca. E la sera altre partite, si aspettava la domenica che era uguale al sabato, insomma andava così. Adesso invece ti alzi avvelenato, ti avveleni ancora di più di quanto ti sei alzato. Se non ti avveleni comunque le cose le fai per forza di inerzia, perché le devi fare, non le fai per piacere, giusto? E niente, è così. L'unica cosa, ecco, questi, sta mezz'oretta, sta oretta alla play, faccio le partite, e quando c'è il Milan, non Liverpool, l'Inghilterra, comunque mi ritaglio degli spazi e faccio degli ampi pre-partita e basta. L'unica cosa bella di questa vita di merda è questa, te lo dico. Sono sti ritagli quando mamma ci stanno a dormire notte, che sta è una cosa sempre più rara, perché comunque mo adesso abbiamo liberato pure Steven dalla culla, quindi si alza e fa come gli pare quando vuole. Intanto quest'altro coglione si è mangiato un gol davanti al portiere, e la vita scorre così. La vita scorre non più come una cosa di piacere, ma come una cosa di dovere, di obblighi. È così. Che se doveva pensare prima, non ci avevo pensato. Hai mogotto e magnato. A voglia, un uragano. Porca troia. Se te ci butti dentro, mi ci pio il caffè, porca troia. Mentre sto a girare, mi riesco a piarmi il caffè dentro l'uragano.
il confronto a sta vita del merda sto qua. Porca troia. Ma Immobile, che te devo dire? C'è cosa, Belotti che... Oh porca troia, iniziala subito. Scritto subito. Vabbè, se vuoi fa cambi dimmi. C'è Belotti comunque che sta su, visto con la freccia su. Mo' vediamo un attimo, quando Christian inizia a avere qualche anno in più e porta a Milano, vediamo un po' se almeno le domeniche. Certo, sarà una spesa dei soldi non indifferente andare a Milano, perché comunque con questi quarti di luna, che con questa prospettiva economica pure che ci abbiamo, vediamo un po' se cambierà un po' la storia, perché così veramente è una vita vissuta proprio del merda. Cioè, mi perdoni Gesù Cristo, mi perdoni chi veramente sta lottando con la vita, però non mi piace così. Cioè, quanto non mi piace proprio, per niente, ma per niente, eh? Non è che mi piace un po', proprio per niente. Per niente proprio. Beh, con pareggio... Occhio, però... Occhio, quello è libero, occhio, porca troia, ma era libero, si vedeva, porca puttana, che coglioni, sto gioco di merda. Niente, non lo dice pareggio. Non ho portato esattamente fortuna, però hanno lasciato libero proprio con i deficienti, cioè... Guarda là, va. Stanno in tre, aspetta chi? Stanno in tre a marcare Gio Mario, là, gli cazzo è 14 e lasciano uno. No, libero di più, cioè. Marcato a 5-6 metri. Ma dai. E c'era pure la difesa a 5, meno male. Ma qua. Mo che esce famo sto cambio, perché è un cambio anche di modulo, quindi non posso farlo durante... Eccoci qua. Allora, sì, ho avuto il rivento Tagliarella. Vai a giocare con un 5-2-1-2. Verratti può giocare sul centro destro. 5-2-1-2. La carta Quagliarella, vediamo, dai. Comunque ecco pure perché sta una marca male, Bonucci e Chiellini stanno giù. E vabbè, che famo, andiamo? Così, no? Questo è praticamente il modulo del Wolverhampton, solo che senza il trequartista loro giocano con tridente. L'operante 5-2-3. Insigne, la bandierina 63esimo, deve recuperare l'Italia sotto di un gol parte Insigne. Florenzi anticipato, Spinazzola tiene la palla in campo sulla linea del fallo laterale di Spinazzola, cerca di accentrarsi, ma però chiede troppo, insiste sul dribbling, perde palla e riparte il Portogallo. Attenzione, Bruno Fernandes, autore del gol che sta decidendo il match, il 2-1. Pizzi, lancio alto, Chiellini in testa per Bonucci, alleggerisce tira Buffon,
Rinvio immobile di testa, spizza, palla però che arriva fra i piedi portoghesi, Mario Rui, gioca giù del fronte, 69esimo. Che poi a me questa cazzo di velocità, mi pare che il tempo va pure più veloce, sarà l'impressione mia. Pensate che questo mondiale dura poco meno di tutti, manco ho fatto. Però pure per voi. Non vedo orizzonti chiari, eh. Giusto il Belgio che è già passato. Se l'ultima partita dovesse non conta un cazzo, te la gioco io, senza me le formazioni, te la vedi, intanto sei già uscito, come vediamo. Cioè ci stanno proprio degli errori di marcatura e i giocatori del Portogallo vanno sul fondo, guarda, guarda come lasciano liberi i giocatori, guarda, guarda, guarda. Eppure stanno lì, Chiellini sta lì. Romagnoli sta lì, Bonucci sta lì, si mettono in linea a zona ad aspettare e non vanno a marcare. Io non. Stanno tutti male, però porca troia, sono pure forti, eh. I giocatori Chiellini pure sta male, c'ha quasi 90, quanto cazzo fa? Boh. Lo so, ho immaginato che erano 5 per quel motivo. Anche perché c'era Ronaldo. Comunque la Suprema sì, la Juve è libera, mi pare, giusto? Si è presa nessuno la Juve. Poi il Real. Davide è Manchester City, io il Milan, Dick la Roma. Francesco il Bayern Monaco. E Luca l'Inter. Un quest'ultimo assalto. No, veramente ha giocato malissimo Insigne. Mamma mia. Gol al Portogallo. Ha meritato, devo dire che ha meritato il Portogallo. Bella partita, però loro hanno fatto di più. E non lo so se è uscito, vediamo, fammi fare due conti a mente mentre stanno gli highlights. Austria e Portogallo 6, Austria 4, sì, sono uscito, sì. Sono uscito, Portogallo 6, Austria 4, manco di giocare con l'Austria. Cioè, sei uscito, dovresti sperare che comunque il Portogallo batte anche l'Austria. Matematicamente no, perché comunque se il Portogallo batte l'Austria, tu batti la cazzo di partita che te manca lì, chi c'hai? Il Venezuela andate a 4 entrambi, quindi entrerebbe in gioco la differenza reti. Che in teoria poi comunque batte il Venezuela manco sarà facile. Però te, ecco, devi sperare che l'Austria non fa punti col Portogallo. Il Portogallo vince anche la terza partita, 19. Vediamo. Tanto lo sai dopo la prima partita dei Dick, perché dopo la prima partita della terza giornata dà i risultati di tutti i gironi, quindi. Se saprà, cioè giocherai già con il risultato
che già sai, già conosci il risultato dell'Austria. Già sai se poi fa qualcosa, già saprai se poi fa qualcosa o no. Vabbè, girone C. Antonio, andiamo, eh. Ci sto. Austria, vedi, la differenza di pure 4 a 2. Portogallo 6, Austria 4. Devi battere il Venezuela. Diciamo, se vinci di un gol vai a 0 di differenza reti. Devi sperare che poi l'Austria perde con 3 gol di scarto. Bel casino. Invece se vinci tu con 2 gol di scarto vai a più 1 e devi sperare che l'Austria perde con almeno 2 gol di scarto. Perché comunque i gol fatti manco li guardo. Loro stanno a 4, Italia 1. Quindi 2-0 te e 2-0 loro. Molto difficile. Non tanto 2-0 te, ma 2-0 loro. Non lo so, Portogallo può fa pure. Vabbè, comunque sia, tu quando giocherai già conoscerai il risultato dei Portogallo-Austria, quindi no, possibile no, però difficile. Quindi già saprai se te la gioco io o no, insomma. Vabbè, Simo, e niente, dai. Mi dispiace soltanto per te perché l'Italia mi sta sui coglioni e sto mondiale pure, spero che finisce presto perché comunque sono rotto il cazzo da guardare. Sì, andiamo, andiamo, Steven. E niente, dai, ci aggiorniamo a domani. Bella, Simo, forza Milan. E oggi pure forza Torino, gioca con l'Inter. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Scappo, va, scappo, scappo. Arrivo, arrivo, arrivo.